tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A fuoco un ex mobilificio a Colli al Metauro. Ladri in azione in un centro commerciale a Fenile di Fano. Minaccia di pubblicare le foto SE della ragazza in rete, arrestato un giovane marocchino. In primavera si vota per eleggere il nuovo sindaco di Colli al Metauro. Tra i possibili candidati c'è chi propone l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi. A Carnevale si accende la sfida per il veglione più bello. Questa sera vi presentiamo quello organizzato dalla premiata ditta Cecchini & Co. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Poco fa c'è stato un incendio a Colli al Metauro, a fuoco un ex mobilificio. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con Lino Balestra, che si trova sul posto. Antistante quello che era un mobilificio tempo fa, si conosce per la maggior parte col nome di Simon, ma poi ha preso diverse proprietà, è diventato Gavin, Curvet e Estel ultimamente. Il capennone alle mie spalle è molto grande, è andato a fuoco presumibilmente nelle prime ore del pomeriggio nell'area proprio quella che vedete alle mie spalle, che era l'area adibita agli uffici, quindi dove c'era materiale cartaceo, residui di mobilio. Il capannone, c'è da dire che in questo momento e da tanti anni ormai, è completamente inutilizzato, è quasi completamente vuoto ed è di diverse migliaia di metri quadrati. Qui sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco, una da Pesaro e una da Fano, con ben sei mezzi, di cui due autobotti e un'autoscala, che adesso è andata sul retro dello stabilimento, ma fino a poco tempo fa era qui davanti a noi e stava operando, perché i vigili del fuoco hanno attaccato le fiamme da due angolature diverse dal tetto, perché c'era la possibilità che la parete alle mie spalle, sotto l'azione delle fiamme e indebolita nella sua struttura, crollasse, e dal basso, con gli idranti dal basso. Ben due autobotti sono state impegnate, adesso stanno utilizzando la terza. In questo momento i pompieri sono laggiù in fondo insieme ai capisquadra e ai responsabili, che stanno valutando la situazione, qual è lo stato in questo momento dell'incendio. Il fumo che vedete è naturalmente il fumo che ancora scaturisce dalle fiamme che sono presenti all'interno. Adesso stanno girando attorno alla struttura per aggredire nuovamente le fiamme. Poco fa le fiamme erano visibili anche a occhio nudo qui da dove siamo noi in questo momento. L'incendio si è sviluppato, come dicevo, dalle prime informazioni che abbiamo acquisito nelle ore del secondo pomeriggio, quindi intorno al mezzo, alle 5:30, 6. Però chiaramente la struttura è una zona, anche se ci sono case vicine, che non è facilmente accessibile, quindi nel tardo pomeriggio verso le 6:30, 7 i vigili del fuoco sono stati chiamati dal vicinato, che ha visto lo svilupparsi delle fiamme. La struttura è accessibile, devo dire, qui a Calcinelli, nella zona nella quale ci troviamo in questo momento. La zona è aperta, non è recintata, quindi chiunque può accedere qui. I carabinieri che sono arrivati sul posto, coordinati da Antonello Pannaccio, il comandante la compagnia di Saltara, ci hanno detto che comunque qui non era zona di bivacco, però qualcuno poteva entrare e accedere all'area. Quindi insomma, l'origine dell'incendio adesso chiaramente tutto da valutare, dopo che le fiamme sono state spente completamente da parte dei vigili del fuoco, vedere dove sono state appiccate, che cosa ha preso fuoco, ma adesso in questo momento l'intervento dei vigili del fuoco è ancora attivo. Qui sul posto, oltre alle due squadre dei vigili del fuoco, sono arrivati, come vi ho detto poc'anzi, i carabinieri della stazione di Saltara e anche una volante della stradale, probabilmente per dirigere il traffico, perché questa è una zona comunque adibita anche ad abitazioni. Qui a 100 metri da dove siamo noi in questo momento ci sono delle case. Vedete, ormai l'incendio è
possiamo dire circoscritto, anche vedete alle spalle, se l'operatore Filippo Pucci stringe sulla struttura, ci sono i vigili del fuoco che stanno entrando all'interno della struttura per verificare quello che è lo stato attuale, anche se l'autobotte in questo momento sta pompando ancora acqua a favore dell'autoscala che si trova sul retro. Al momento le informazioni in nostro possesso sono queste, stanno ancora operando i vigili del fuoco, restituisco la linea per il proseguo del telegiornale, se ci sono ulteriori aggiornamenti vi richiedo la linea. Marco. Bene, grazie Lino per questa tua corrispondenza. Andiamo avanti perché andiamo adesso nel quartiere di Fenile a Fano, perché la notte scorsa ci sono stati dei tentativi da parte di qualche malvivente di entrare nei vari locali presenti nel centro commerciale. Tutti i tentativi andati a vuoto tranne in un caso. Esercenti sotto attacco da parte dei ladri, quelli del piccolo centro commerciale di Fenile. Dopo i tentativi di effrazione ad alcuni di loro nella notte tra sabato e domenica scorsa, stamattina apertura dell'attività con amara sorpresa per diversi di loro. Bottino dell'incursione miserrimo, pochi spiccioli e due bottigliette di succo di frutta racimolati solo nel forno pasticceria, ma tanti e tanti euro di danni. Considerate le porte, le serrature in acciaio, gli infissi di tre negozi e la manodopera, andiamo ben oltre i 2.000 euro. Fenile fino ad ora godeva di una piccola tregua da questo punto di vista, anche se episodi di vandalismo e bivacco si erano già verificati, perché ci dicono loro stessi è dal 2007 che nessuno di noi veniva visitato dai ladri e invece ora, nel giro di 72 ore, sono già venuti ben due volte. È l'1.30 della notte scorsa quando l'allarme della cartolibreria scatta nel tentativo di effrazione da parte di un individuo. È l'ultimo negozio ad essere visitato, dato che è l'unico provvisto di sistema d'allarme, ed un condomino dello stabile, affacciatosi alla finestra, ha notato un'auto di colore scuro che parte nella notte a fari spenti per dileguarsi nel nulla. Questo fa supporre che la macelleria e il forno pasticceria abbiano subito l'attacco dei ladri per primi. Stanotte abbiamo avuto per la seconda volta la sorpresa che sono venuti i ladri nel giro di due giorni due volte a prendere non si sa cosa, perché la prima volta hanno preso due succhi di frutta, la seconda volta due lattine di tè e alcune monetine da 10 centesimi, che il valore sarà un euro, due euro, roba da ridere. Più che altro i danni che fanno, non so cosa pensano di trovare in un negozio che è già vuoto. Siamo al colmo, anche perché più la fai robusta la porta e più la spaccano per non prendere niente, perché tanto il niente c'è rimasto. Entrati non sono riusciti ad entrare, ma comunque hanno danneggiato la serratura, le porte sia davanti che nel retro, per cui adesso ancora è da valutare bene il danno. Purtroppo sì, è la seconda volta nel giro di tre giorni, che in pratica è stato domenica notte verso le due più o meno così, e questa notte a 2:10. Questa notte hanno forzato di più e sono riusciti a far scattare l'allarme, poi sono fuggiti come non hanno sentito l'allarme. E poi è intervenuto subito la vigilanza e un condomino si è affacciato dalla finestra, che ancora ci devo parlare, però mi ha detto la vigilanza che ha visto fuggire una macchina nera, una punto nera, a fari spenti. E dal video, adesso sto portando il video ai carabinieri, in pratica si vede la figura di un ragazzo agile che sta facendo leva con un piede di porco sulla porta, che però non è riuscito ad aprirla. La polizia di Urbino ha denunciato in stato di libertà due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due studenti universitari di 21 anni. Luogo scelto per lo spaccio, la propria stanza. I due si erano divisi anche la clientela. Uno vendeva droga agli studenti delle scuole superiori, l'altro invece ai colleghi d'università. La polizia ha sequestrato 15 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Prima si fa inviare degli scatti fotografici OSE,
da una ragazza conosciuta su un famoso social network che non è Facebook, come vedremo tra poco. Poi la ricatta chiedendole soldi. Per un po' lei ha ceduto, poi ha raccontato tutto ai carabinieri di Saltara. I carabinieri di Saltara hanno arrestato un 23enne per aver estorto denaro ad una ragazza conosciuta sul web dietro la minaccia di pubblicare foto sé ottenute con l'inganno. La ragazza, dopo essersi iscritta ad un sito web di incontri, aveva cominciato a scambiarsi messaggi con un ragazzo. Il giovane, con modi gentili e premurosi e approfittando dell'ingenuità della ragazza, dopo aver vinto la sua resistenza, era riuscito ad ottenere l'invio di foto di lei come madre natura l'ha fatta. E dal virtuale al reale il passo è stato breve, così in poco tempo i due sono passati a baci e carezze fisiche. Nulla di male, se non che le mire del ragazzo erano quelle di farsi consegnare soldi, accampando diverse scuse dalla ragazza che in un primo momento ha accettato, ma dietro le sempre più insistenti richieste dell'uomo aveva smesso. Il ragazzo, così da grazioso e premuroso, si è trasformato in un aguzzino e sotto la minaccia di pubblicare sui social le foto osè faceva cadere la ragazza in una spirale infinita di ricatti, facendosi così consegnare a più riprese diverse somme di denaro. Ma Spartaco prima o poi rompe le sue catene e così la ragazza racconta tutto ai genitori e va dai carabinieri di Saltara, che mettono in scena una vera e propria trappola e attendono sotto mentite spoglie assieme alla ragazza il ricattatore, che cade così nelle maglie della rete dei carabinieri. Si tratta di un giovane di origini tunisine, nato a Mazara del Vallo ma residente a Rimini e domiciliato a Fano, arrestato così in flagranza di reato per estorsione. Ora, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice, si trova agli arresti domiciliari. Allora, adesso chiudiamo questa ampia pagina di cronaca, parliamo invece delle prossime elezioni amministrative, quelle che ci saranno in primavera e che nella provincia di Pesaro Urbino serviranno per eleggere due sindaci, i sindaci di Terre Roveresche e di Colli al Metauro. Nei giorni scorsi in un quotidiano locale è uscita la notizia che l'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi, sarebbe tra i candidati per correre alla carica di sindaco di Colli al Metauro. Alle volte la saggezza popolare, fatta di scarni detti ed essenziali parabole, ci aiuta a capire l'essenza di alcune situazioni. Colli al Metauro, il neonato comune frutto della fusione di Monte Maggiore, Serrungarina e Saltara, presto dovrà eleggere il suo primo cittadino, dato che la fusione è esecutiva dal 1° di gennaio e sicuramente entro l'estate i cittadini delle tre località dovranno esprimersi sulla loro scelta. In campo, anche se nessuno per ora degli ex sindaci ha presentato o ventilato la sua candidatura, ci sono inevitabilmente tante dinamiche che entreranno in gioco. Gli scontenti della fusione, come quelli di Monte Maggiore, potrebbero non vedere di buon occhio il loro ex sindaco a capo di un nuovo comune o non riscontrare fiducia nemmeno in quelli di altri comuni, e i cittadini degli altri comuni, di per loro, si sentirebbero figli di un dio minore o egualmente rappresentati se fosse eletto il proprio dirimpettaio. E allora qui la saggezza popolare entra in gioco. Tra i due litiganti il terzo gode, recita l'adagio. E hai visto mai che, indipendentemente da ex sindaci, se mai si presentassero, candidati di liste civiche, candidati di quello o quell'altro comune, che dovranno convincere anche gli altri cittadini a sostenerlo, zuffe, zuffette, botte risposta e valzer di schermaglie elettorali, una candidatura extraterritoriale, super partes, la possa spuntare? Ai posteri l'ardua sentenza. Per ora l'unica cosa che è spuntata dalla Vox Populi è il nome dell'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi. Dovete eleggere il vostro primo cittadino. Speriamo che si presenta Guzzi in quel modo. Ecco, siamo felici. Questa è un'ipotesi ventilata, sì. Non è ancora certa, però forse. Come la vede questa cosa? Io, se viene Guzzi, sono contento, perché qui abbiamo dei, per me, ci abbiamo gente incompetente su tutto. Perché qui vi serve un sindaco. Certo. E chi è? Chi è? Cucci di Fano. Non si sa. Non si sa. Però forse, insomma, una terza persona, qualcuno che magari non ha niente a che vedere col territorio, che viene da fuori, che può essere una soluzione. È importante che fa il suo dovere. A me mi va bene a Guzzi. Le va bene a Guzzi? Sì, per me. Anche lei? Sì, a me, sì. Le piace? A parte che lo conosco già. E quindi, insomma, vi farebbe piacere che lui venisse qui? A me sarebbe molto in gamba qua.
Bene. Sarebbe un po' d'ordine. Terza persona che dovrebbe arrivare da esternamente, terza, che cosa ne pensate? La terza basta che sia buona, più che altro. Ecco, ah, si vocifera dell'ex sindaco di Fano, cosa ne pensate? Ma non so, un esterno può essere anche buono, ma che so faccia se l'accettino. Esatto, specialmente per il Monte Maggiore. Se viene uno che non ha niente a che vedere con questi tre comuni, è meglio o è peggio secondo lei? È meglio, uno al di fuori di questa unione forse è meglio, sì. Così almeno sì, fa no. Da terza parte. Esatto. Non ha interessi? No, non ha interessi di alcun genere, certamente. Forse è meglio, anzi. Staremo a vedere. E adesso invece parliamo di della seduta che c'è stata ieri in Consiglio Comunale a Fano, che ha adottato un regolamento in merito alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Tutti i residenti del Comune di Fano raggiunti da ingiunzioni fiscali dal 2000 al 2016, che possono essere state messe da Equitalia, da Sorit, Duomo e Aset Entrate, potranno presentare una richiesta di rateizzazione e possono saldare le cartelle senza pagare le sanzioni, ma pagando solo quanto dovuto, maggiorato ovviamente degli interessi per la rateizzazione. A breve sul sito del Comune sarà online la modulistica, che comunque va presentata entro il 31 marzo di quest'anno. E sempre il Comune di Fano aggiorna le graduatorie per l'assegnazione delle case popolari. Inoltre ha previsto agevolazioni per le aziende che devono pagare la Tari. Hanno tempo fino al 3 novembre 2017 coloro i quali hanno intenzione di partecipare al bando per l'aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi residenziali pubblici e che hanno i requisiti contemplati nel bando stesso, consultabile sul sito internet www.comune.fano.pesaro.it. Le domande possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dei servizi sociali in via Eusebio 32 o al protocollo generale, oppure spedite con raccomandata al Comune di Fano o con posta certificata ai seguenti indirizzi: comune.fano@emarche.it oppure servizi sociali @pccomunefano.it. Inoltre, il Comune di Fano ha deliberato le linee guida per la concessione di agevolazioni tarifarie per il contributo Tari e ciclo idrico per utenze non domestiche in favore delle attività industriali, artigianali, commerciali, esercizi di somministrazione e strutture ricettive. La data, in questo caso da tenere presente come termine ultimo per la presentazione delle domande, è il 28 di febbraio entro le ore 12, termine massimo entro il quale far pervenire al Comune di Fano, in base alle istruzioni contenute nell'avviso, a mezzo posta certificata all'indirizzo comune.fano.suap.emarche.it i moduli debitamente compilati scaricabili dal sito del Comune fanese. La classe quinta B della sezione grafica dell'Istituto Olivetti di Fano con l'insegnante Tiziana Conti è stata premiata questa mattina in municipio dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall'assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi per aver partecipato al concorso per l'individuazione del logo del settore politiche sociali del Comune di Fano. Oltre al premio in buoni acquisto di materiale informatico di 350 euro che andranno alla classe, sono stati premiati anche i loghi migliori. Al quarto posto, ex aequo, si sono classificate Samantha Droghini e Madalina Serbanar Khan, premio 50 euro. Al terzo, Davide May, con un premio di 100 euro. Al secondo, Gaia Betti, 150 euro. E al primo posto, Mattia Manfrini, che ha vinto 200 euro. Durante il periodo di carnevale immancabili sono i veglioni e dunque questa sera ve ne presentiamo uno che sta già riscuotendo un grande successo di pubblico, almeno a giudicare dalle prenotazioni. Gli oggetti che abbiamo in mano e davanti alla camera sono inequivocabili, si parla di carnevale, del resto il periodo lo impone, ma qui al mio fianco ci sono soggetti e figuri, insomma, perlomeno in questo momento travisati. Di che cosa siamo qui a parlare?
Beh, è molto semplice, siamo i fantasmi del carnevale, però non è vero, sono Luciano e sono qua proprio per parlarvi del nostro veglione che si terrà alla Palazzina Sabatelli sabato 18 e mi raccomando di non mancare se volete scoprire chi veramente saranno i fantasmi in questo veglione fantasmagorico così come l'abbiamo chiamato. Si vivrà una armonia, una serata all'insegna del divertimento assicurato. Abbiamo una grande orchestra, il caffè concerto direttamente da Perugia con oltre 10 elementi e quest'anno abbiamo scelto la magia. La magia con cosa? Con il mago Christian direttamente da tutte le reti televisive, quello che cambia i volti in continuo, quello che soprattutto vi farà sparire direttamente anche voi se non state attenti nei tavoli. Ma non solo, non mancheranno i dolci, una pioggia di baci e banane perugina e tenete d'occhio queste cioccolate perché la fabbrica di cioccolata si sposta alla Palazzina Sabatelli sabato 18 febbraio dalle 20:30 in poi. Vi aspetto, Allora, un appuntamento al quale non mancare, un altro mascherato qui al mio fianco, insomma abbiamo argomenti di cui disquisire, insomma il suo collega ne ha dati ben d'onde. Certo, dolcissimo carnevale direi, a partire appunto dalla cioccolata, questo getto favoloso, buonissimo, un getto molto 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 buono, come saranno buoni anche i piatti che verranno proposti dagli chef della Palazzina Sabatelli. Mi raccomando, la prenotazione obbligatoria presso la sede di Rosciano Insieme, vi aspettiamo numerosi, non mancate. Bene, quindi il tempo stringe e allora buon carnevale a tutti. Il prossimo appuntamento con l'informazione è qui su Fano TV, il canale 17, per domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.